accolti in una serata di ottobre d'autunno del 43 da queste suore di questo convento, le suore francescane della Misericordia di Poggio Moiano, che accolgono questi fuggitivi e diventano un vero e proprio mezzo di salvataggio dalla minaccia e dalla furia nazista, frapponendosi anche fisicamente all'interno di questo convento, abitando il primo piano della struttura e separando quello che invece viene nel quale appunto vengono accolti questi ebrei in fuga dal ghetto, al quale se ne sommeranno altre addirittura ad arrivare fino a 12 persone salvate e nascoste, e invece al piano terra della struttura l'infermeria nazista, che verrà instaurata ad un certo punto del racconto e che diventerà una vera e propria minaccia. Questa è l'origine ovviamente del racconto, ma i temi che si possono leggere sono numerosi, appunto da questo mondo al femminile poco conosciuto, ma che è stato molto rilevante negli anni della Seconda Guerra Mondiale e che ha partecipato in modo molto attivo al salvataggio appunto della comunità ebraica, ad altre tematiche come ad esempio una parte della popolazione che invece era ancora molto vicina al regime, o anche alla vendetta degli stessi nazisti. Sono tutti temi sotto traccia di cui parleremo questa sera. Rivolgo quindi la mia prima domanda all'autrice, chiedendo appunto quanta finzione e quanta realtà troviamo in questo libro, e soprattutto perché ha deciso di raccontare proprio questa storia, che non è una storia solo legata alla vicenda degli ebrei, ma alle donne, in questo caso alle suore. Diciamo intanto che è dedicata quasi, è una storia delle suore più che, lo dico perché si può pensare che questo libro sia un libro su un racconto, un romanzo sulla Shoah, no, non è questo, lo dico subito perché ci potrebbe essere un fraintendimento. E mi confesso a questo punto, perché forse la cosa migliore è raccontare come ci sono arrivata. E, io faccio parte di una categoria di persone che sulle suore aveva molti pregiudizi, moltissimi, non moltissimi. Io a Roma abito in Viale Vaticano, quindi voglio dire di suore ne vedo, e ci abito da tanti anni, eccetera, però insomma vedevo queste suore che camminavano in due in genere, poi ho anche notato che erano cambiate, no? Con gli anni, perché io sono vecchia, quindi ci abito in quella casa da sempre, però non mi avevano mai molto incuriosito. Poi in contemporanea nella vita succede, ci sono delle coincidenze un po', certo, no? Provvidenziali. E come diceva Einstein, le coincidenze sono una delle prove dell'esistenza di Dio, in realtà. E una di queste, ho cominciato a lavorare per questa rivista Donne Chiesa Mondo e quindi a conoscere delle suore, inevitabilmente. E contemporaneamente mi sono imbattuta in una storia che mi ha molto incuriosito. Cioè, circolando per Roma, anche per il lavoro giornalistico, ogni tanto qualcuno mi diceva, in un convento, lì noi nascondevamo gli ebrei. Ah, vedi, quella chiesa lì nella soffitta si nascondevano gli ebrei. Mi è venuto un po' di curiosità. Poi mi è capitato un articolo, ma molto vecchio, forse di 10 anni fa, dell'Osservatore Romano, in cui si parlava di un convento. E il convento di via Poggio Moiano a Roma, che è una strada vicino alla via Salaria, e quindi a quel punto mi sono incuriosita, e siccome io sono una persona curiosa e ho deciso con l'età di lasciare andare libera la curiosità, perché che è cosa che non è, ho deciso di andare a vedere e ho chiesto l'appuntamento alla superiora, che è una suora di una certa età, che mi ha ricevuto molto gentilmente e mi ha confermato che in quel convento le sue sorelle, che erano tutte morte, e avevano effettivamente ospitato degli ebrei. E con grande tranquillità mi ha detto, ma vuoi vedere dove? E mi ha portato al secondo piano. E qui io ho visto questo lungo corridoio con queste stanze, il terrazzo, dove adesso sono ospitati e senza tetto. E ho pensato, accidenti, la storia forse non si ripete, ma fa rima con se stessa, spesso. E quindi mi sono, appassionata a questa storia. Naturalmente potevo raccontarla in tanti modi, potevo raccontare con i dati, potevo trovare dei libri di storia. Ho deciso di scrivere un romanzo. Perché? Perché il romanzo, lo so che non sei d'accordo con me, il racconto arriva più diretto al cuore delle persone.
E nel frattempo avevo conosciuto una suora, Suor Grazia Loparco, una salesiana, una docente, che era stata l'unica che aveva raccolto dei materiali su questa vicenda, che per me ha cominciato ad essere una vicenda sorprendente. Lo dico subito, io non so chi lo leggerà, cosa ne penserà, ma io ho trovato, scrivendo questo libro, passavo da una sorpresa all'altra. Intanto avevo cominciato con un piccolo convento, dicendo vediamo qui che cosa succede, e poi grazie proprio anche alle ricerche di Suor Grazia Loparco, scopro che erano 250 i conventi romani, maschili e femminili, che avevano ospitato degli ebrei. Erano, e la seconda scoperta è che erano a maggioranza femminili. Allora, la cosa è particolarmente sconvolgente perché le regole in un convento ci sono. C'erano dei conventi di clausura, negli anni 40 dovevano essere regole molto rigide. E poi ebrei, beh, non c'era mica il dialogo interreligioso, non c'era mica il Concilio Vaticano II, quindi seconda sorpresa. Li prendevano degli ebrei, la cosa lì. Poi erano tanti, perché 250 conventi a maggioranza femminili, quanti ebrei avevano salvato? I libri di storia non dicono niente, parlano pochissimo. Cattolici e laici in questo sono accomunati, cioè non se ne parla, Si parla di tutto, ma non di questo. E però gli ebrei romani all'epoca erano tra i 9 e i 10.000. 1.000 furono mandati ad Auschwitz, un po' più di 1.000. E degli altri 4.500 furono salvati dai conventi. E allora qui, naturalmente, la sorpresa è grande. E poi uno vuole capire, ma la Chiesa intendendosi il Vaticano, che cosa sapeva? Sapeva, non sapeva, incoraggiava, scoraggiava. E quindi, come dire, le domande aumentavano. La mia scelta è stata quella di, come dire, raccontare questa storia attraverso la storia di 7 suore, tra cui c'è una superiora che si chiama Ignazia e una novizia che si chiama Suorlina, che in questo convento, nella realtà hanno ospitato 47 ebrei. E nel libro ne ospitano soltanto 12, per ovvie esigenze narrative, neanche Tolstoi avrebbe letto 47 protagonisti, quindi scrivere 46. Però, voglio dire, hanno appunto protetto questi ebrei con una particolarità, che in questo convento, che peraltro non è un bel convento, è una confessione bruttissima, cioè contrariamente ai conventi romani, che spesso sono molto belli, primi 900 eccetera, però al primo piano ospitavano i tedeschi, al secondo piano gli ebrei, di fronte c'era la chiesa come avviene spesso nel convento, e appunto di raccontare che cosa sono questi nove mesi in cui le suore devono sorignarsi e dire Dio ci aiuti, perché effettivamente sono in una condizione molto particolare, ma poi vi sottaccio ma in questa condizione particolare secondo me viene fuori un mondo che a me era sconosciuto e che credo che sia ancora sconosciuto a molti. Questo, voglio dire, è una cosa nello scrivere il libro che mi ha molto riempito, ecco, molto riempito. Ha detto di rialzarmi perché non ci vediamo. Dunque, io ho letto questo libro, ho una mia prima impressione, e come diceva l'autrice, non sono una divoratrice di romanzi, se non alcuni generi particolari, di solito leggo saggi o cose così. E l'ho trovato invece molto interessante, mi sento vivamente di raccomandarvi la lettura, un testo ben scritto, apparentemente semplice, molto avvincente. Ogni giorno succede qualche cosa in quel convento, sembra che si accaniscano le vicende della storia, ci calano sopra continuamente, queste devono continuamente riposizionarsi rispetto alla necessità di salvaguardare la vita di quegli ebrei che hanno ospitato. Dicevo appunto di queste 7 suore, tutte molto caratterizzate molto bene, pur non entrando nel mistero del loro, da dove vengono, perché sono molto diverse, dalla Ignazia, la superiore, che è evidentemente una persona di enorme spessore, di origine tedesca,
all'ultima novizia che viene dalla campagna piuttosto frastornata da quello che accade, a persone molto pratiche e invece molto invece spirituali e anche con qualche pregiudizio l'una e l'altra, però queste sette persone si trovano assolutamente concordi nell'interpretare questi che arrivano come dei perseguitati. Come dire, cioè, con i perseguitati noi siamo tenute evangelicamente ad accoglierli. Questo nonostante le paure, nonostante alcuni cedimenti, nonostante alcune battute che qualcuno può fare, no? Per esempio quella più anziana che magari su alcune cose non è del tutto d'accordo, però sulla carità dell'accogliere il perseguitato diventano delle eroine in qualche modo, perché affrontano ogni giorno cercando di proteggere i deboli che si trovano davanti, pur con tutta una serie di problemi. Uno dei problemi che mi ha colpito di più nel romanzo è che continuamente ripetono, soprattutto la superiora, ma anche altre, ma che si dicono: ma cosa pensa il Papa? Stiamo facendo un peccato facendo questa cosa? Siamo nella giusta, nella corretta ortodossia, o qualche cosa non va bene? E questo mi ha dato un po' l'idea di un mondo un po' diverso, preconciliare, che faceva la scelta istintiva della carità, ma dubitava della legittimità di questa posizione. Avrebbe molto gradito, al di là di tutte le prudenze vaticane, che ci fosse qualche conferma che arrivava magari dal prete che le confessava, dal padre benedettino, dal cappellano che veniva da fuori, gli diceva più volte, le rassicurava: no, va bene così, andate avanti così. Però ho capito che nella loro generosità c'era anche la paura di trasgredire le regole, cosa che magari, se poi contestualizzeremo rispetto ad oggi, è meno presente come paura. C'è stato il concilio, ci sono stati molti cambiamenti e è meno impellente l'idea che sto peccando ogni giorno, una dice, ogni giorno sto peccando, perché ruba per il bene di quegli ebrei che devono pur nutrire, ruba un po' di vivande ai tedeschi che si trovano nell'infermeria falsificando i conti, e però si pone un problema di coscienza: io sto rubando ogni giorno. Quindi questo è molto contestualizzato. Volevo dire una cosa come domanda di questa prima parte, poi sul fatto di queste persone magari in seguito. È molto bello nel libro questo intersecarsi continuo della storia piccola e della storia grande, e se volete anche della storia liturgica, cioè, perché ogni tanto in corsivo, una scelta molto interessante, veniamo a conoscenza che quel giorno dove uno era andato a fare la spesa, aveva fatto fatica a trovare questo prodotto, quel giorno i tedeschi avevano fatto questa cosa, i partigiani, via Rasella si cita, no? E poi le fosse ardeatine. Cioè c'è questa storia minima di queste donne che cercano di tenere la vita, fare il gesto buono possibile, e nel frattempo la storia che va avanti con la sua brutalità. E mi richiama molto l'inizio del libro, dove viene citato Giovanni 1,5: la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Queste piccole donne, grandi donne, che fanno il bene possibile mentre intorno l'orrore, perché sono gli anni dal 43 al 44, quella della liberazione di Roma, dove c'erano rappresaglie, c'erano uccisioni, c'è lo sgombro del quadrato, quindi ci sono fatti estremamente importanti. E dicevo, c'è anche la storia dei santi, perché ogni tanto salta fuori oggi san questo qui. Cioè, quindi è come se vivessero a tre livelli, ma molto richiamato, mi ha molto richiamato la vicenda dei monaci di Tbirine, no? Che si trovavano, dicevano le lodi e quello che dicevano lo vivevano nel corso della giornata. Questa capacità di mettere insieme il gesto minimo della carità possibile, una storia su cui non riescono ad incidere perché ha i suoi percorsi, e questo rimando religioso ad una storia liturgica a cui loro fanno riferimento. E mi piaceva questa scelta, mi chiedevo se è una scelta voluta, di far vedere che ci sono tanti livelli dei tempi, perché mi ha colpito molto. Grazie Giuliana.
È una scelta voluta, sì, volutissima, è una scelta voluta, però non sono d'accordo su una cosa che tu hai detto. E no, no, nel senso che non è vero che il piccolo mondo, lo dico tra virgolette, delle suore non sia in contatto con il grande mondo o che il piccolo mondo non sia influenzato, cioè e viceversa, perché allora a me è molto colpito nello scrivere questo libro l'aver incontrato la carità. Adesso la carità è parola davvero desueta. Noi laici preferiamo parole, libertà, giustizia sociale, uguaglianza, no? Eccetera, eccetera. La parola la carità è un po' piccola, ci sembra piccola, insomma, che cos'è la carità? Invece io scrivendo questo libro, e non scrivendolo, ma andando a fondo nella vita delle religiose di quel periodo, ho capito che questa è una parola importantissima. Infatti nel libro le suore, le sorelle di Poggio Moiano rileggono San Paolo, che scrive sulla carità, adesso non ve lo rileggo, poi ve lo rilegge suora Moiano, e quindi la carità è questa cosa. Allora io credo, è vero, io ho voluto mettere la grande e la piccola storia insieme. Il romanzo ha tre strati addirittura, cioè che c'è gli avvenimenti del convento, i diari delle due suore, che sono quello che sentono intimamente, lo smarrimento della novizia che non sa neanche chi sono gli ebrei, e la preoccupazione di suora Ignazia, che rappresenta, diciamo così, la preoccupazione dell'obbedienza, cioè, e poi in fondo il dibattito che c'è stato dopo anche, no? Questo, e quindi i diari, e poi c'è la grande storia. Ma io nello scrivere ho fatto proprio questo lavoro, e guardavo quello che succedeva nel convento, per esempio il compleanno di uno dei bambini, compleanno che c'è stato veramente, perché a proposito non ho risposto alla tua domanda, questo libro è tutto vero, cioè dici, questo libro l'architettura è mia e il racconto così come si svolge, ma non c'è episodio in questo libro che non sia vero. E devo dirvi anche la verità, la realtà di quello che è avvenuto è la realtà del coraggio e della carità, è di gran lunga superiore ad ogni immaginazione. Cioè io mi sono detta, ma non devo immaginare proprio niente, io devo solo raccontare. E mi dispiace, perché poi potevo raccontare anche molto di più, perché ci sono delle cose incredibili. Nel fare questo racconto di questa quotidianità, io ogni tanto mi sono chiesta, ma che succedeva nel frattempo? Come la grande storia andava avanti? Allora apprendevo che quando c'era il compleanno e si spegnevano le candeline, contemporaneamente in via Rasella esplodeva una bomba, che mentre le suore aprivano ai tedeschi, perché dovevano aprire, perché che volevano fare l'infermeria, a Teheran Roosevelt, Churchill, Stalin decidevano che il nazismo era finito. E allora, questo mi sono permessa, ma non per un tempo, ho capito, nel senso che la mia domanda era, ma non c'è proprio niente di... non è vero, c'è qualcosa che sempre unisce, perché poi la resistenza delle suore è tutt'altro che passiva, la carità è tutt'altro che passiva. Loro, c'è la suora Elisabetta, che è la suora cuoca, che viene in contatto con l'infermeria tedesca, che naturalmente apprezza questa cucina, sia pur povera, perché potete immaginare Roma era strangolata dalla fame, proprio strangolata, e però lei scientificamente frega i tedeschi, cioè ruba, toglie della roba, loro gli portano delle provviste, lei però deve far mangiare 19 persone. E però nel cuore vive, lei sa benissimo che quello rubare è peccato mortale, e anche la falsa testimonianza, e anche la disobbedienza alla suora Ignazia, che l'ha detto, attenzione, stiamo attenti, perché qui, voglio dire, se i tedeschi avessero scoperto che c'erano degli ebrei, non è che gli avrebbero dato una multa nel suo, no, sarebbe successo il finimondo. Quindi questa cosa qui a me mi ha molto colpito. E l'altra cosa, per esempio, che ho scoperto tra le tante, che falsificavano i documenti. Adesso, veramente, io quando l'ho letto ho fatto un salto, ho detto non è vero. Le monache di clausura. Le monache, le benedettine di Santa Priscilla, dove ci sono le catacombe, sepolti i quattro papi, c'è una cosa enorme. Nelle catacombe nascondevano un centinaio di ebrei.
ormai, vedi, in più avevano una macchina tipografica nella quale falsificavano i documenti, perché naturalmente gli ebrei non potevano avere la tessera non-aria. Se vedere il nome, se tutti i canali Sara Piperno, sicuramente ripetete degli ebrei. E quindi così. Allora, che loro, le suore, vanno le suore di Poggio Mogliano e falsificano i documenti dei loro ebrei, perché li consideravano ormai cosa loro. E per far questo rischiano, perché devono andare in Vaticano, dove si mettono i timbri, devono tornare, devono passare le barriere fatte dai tedeschi, eccetera. Però, ecco, in questo c'è comunque una connessione con la Grande Guerra, perché nel frattempo la resistenza agiva, nel frattempo gli anglo-americani arrivavano, e quindi a me faceva proprio, mi piaceva l'idea di tenere insieme la grande e la piccola storia, perché sono convinta che si influenzano reciprocamente e che quello che hanno fatto le suore, i frati in quel periodo, poi nella storia della Chiesa, nella storia di Roma, nella storia di noi tutti, in qualche modo ha influito. Grazie. Vorrei proprio rimanere su questo stesso filone, su quello storico. Innanzitutto credo che un espediente editoriale molto interessante nel libro sia proprio la voce della storia, che è riprodotta tramite la scrittura corsiva e che stacca completamente dalla narrazione dei fatti e degli eventi, raccontando invece appunto i grandi momenti storici. Quindi attraverso questo corsivo noi riprendiamo proprio i momenti più importanti di quei 9 mesi che sono stati veramente atroci. Ricordiamo che parliamo infatti di una Roma occupata dai nazisti, ridotta alla fame, distrutta, che sta aspettando gli alleati, ma anche di una popolazione che spesso è in guerra civile, le persone sono spesso una contro l'altra. C'è una figura nel libro che è piuttosto rilevante, che è quella del sacrestano Remo, che cerca, esatto, di trovare il favore dei nazisti, di avere rapporti con loro, e già in precedenza invece guardava con sospetto quel mondo al femminile così autonomo, indipendente, che già lo turbava, e ancora di più con sospetto in questi mesi le guarda. Quindi questo è il contesto nel quale ci muoviamo. E un'altra scena secondo me molto forte è quando racconta delle suore che vanno a prendere le provviste e fanno, attraversano tutta la città, si meravigliano anche della bellezza di Roma, ma le meraviglie sono sullo sfondo, ovviamente, perché sono in un momento talmente drammatico che proprio per questo mi viene da dire che protagonista del romanzo è la storia, e anche con tutte le ambiguità che questa porta. Sono anni travagliati dove anche la Santa Sede non ha un atteggiamento spesso netto ma ambiguo, e quindi la diplomazia pontificia è molto cauta, sembra agire sotto traccia, altre volte invece sembra rimanere in silenzio, e dove invece molto forti sono le azioni di questi religiosi e religiose che intervengono anche a rischio della propria vita, cercando di proteggere e difendere sia gli ebrei che i disertori, i politici, mettendo proprio a rischio il proprio essere, la propria figura. Sappiamo ad esempio a Brescia che questo è stato fatto dalle Fiamme Verdi. Quindi volevo chiedere all'autrice che idea si era fatta anche dal punto di vista storico, proprio perché per scrivere questo romanzo ha dovuto anche fare il lavoro di storico, quindi confrontarsi con le carte, con i documenti, che idea si era fatta della diplomazia pontificia e anche dell'apporto dei religiosi alla lotta contro il nazismo e quindi alla resistenza. Grazie. Dunque, io non sono una storica. Per fortuna nella mia vita ho incontrato solo Grazia Loparco, invece che lo è, quindi voglio dire, io scrivo, sono disegnato tutelato, io scrivo ed ero interessata soprattutto alle suore, cioè a quello che avveniva in quel convento. Però hai ragione te, il problema me lo sono posto, però me lo sono sempre posto guardando alle suore, cioè le suore che hanno fatto questo, e ho visto, e non solo in un convento o due, ma diciamo a Roma, 160 conventi, poi ci sono stati monaci che l'hanno fatto in altri conventi,
L'hanno fatto, perché l'hanno fatto? E lo sapevano le alte sfere del Vaticano o non lo sapevano? Allora, io quindi mi sono fatta una mia idea, ma una mia idea di una non storica. La mia idea è questa, che le suore hanno fatto una scelta in totale autonomia, è una scelta dettata dalla carità, si bussava alla loro porta per essere salvato, non poteva essere cacciato via. E Suor Grazia Loparco diceva, qui in Italia di sbagli non è che le suore hanno fatto la carità, uno diventa suora perché vuol fare la carità, cioè è proprio è quelli, è nel loro mestiere, cioè come non si può fare diversamente. Quindi mi ha molto colpito questa cosa, perché c'è una scelta autonoma. Nei documenti vaticani non c'è niente, finora, poi magari domani sì, che dica che la segreteria di Stato, il Papa, eccetera, eccetera, le abbia incoraggiate. Non c'è neanche niente che dica che gliela hai predito o che gliela ha proibito, assolutamente nulla, anzi, e ci sono delle cose che nel libro ci sono accennate, su quali libri di storia però ci hanno scritto, cioè sul fatto che nel Laterano, al vicariato, erano nascoste 1000 persone, che erano il futuro gruppo dirigente della Repubblica, cioè, ed erano sindacalisti, comunisti, ex fascisti, generali, eccetera. Quindi c'era un'attenzione, ma qual era il problema? Il problema è che Roma era una città in bilico. Perché appunto, lo dicevi tu, attanagliata dalla fame, con l'arrivo degli angloamericani che però erano stati fermati dai tedeschi, occupata dai tedeschi, in cui la Roma non aveva più un potere politico forte, aveva delle bande di tedeschi e di polizia italiana. L'unico potere era il Papa. A Roma l'unico potere in quegli anni era il Papa, al quale tutti guardavano perché... Beh, tutti dicevano, forse non ci bombardano perché c'è il Papa, intanto. Gli ebrei stessi che abitavano a poche centinaia di metri dal Vaticano pensavano, forse siamo protetti perché c'è il Papa. Il Papa si trovava in una situazione, questo sempre da non storico, molto difficile, perché questo era un equilibrio complicato da mantenere. E il Papa Pacelli era insieme il capo della cristianità, ma anche un prigioniero, perché per andare al Vaticano bisognava passare una barriera tedeschi e si sapeva che Hitler non vedeva bene, quindi l'azione del Papa, anche se questo era un Papa sicuramente non progressista, diciamo così, cioè non lo metterei nel filone dei papi progressisti, anzi sicuramente aveva avuto simpatie iniziali per il nazismo, quindi insomma c'è una storia complicata, però l'equilibrio c'era. Allora voi non so chi conosce Roma, ma c'è San Giovanni in Laterano, lì c'erano 1000 persone nascoste. San Giovanni in Laterano dista pochi 500 metri dall'ambasciata tedesca e pochissime centinaia di metri da via Tasso, cioè la sede della Gestapo. Voi potete immaginare che i tedeschi non sapessero che lì c'erano 1000 persone, lo sapevano benissimo, però finché il Papa non faceva gesti estremi, per esempio, sarebbe stato purtroppo un gesto estremo, anche se santo, dire questo treno non deve andare ad Auschwitz, le cose si mantenevano in equilibrio. Un equilibrio chiaramente che poi ha, come dire, punito alcuni deboli, ahimè, perché Auschwitz, i mille ebrei che sono andati ad Auschwitz non sono tornati, quindi è stato, però era, come dire, l'equilibrio del realismo politico, che faceva in modo di far poco, faceva poco, per però evitare una strage. Perché i tedeschi a San Giovanni in Laterano potevano entrare in qualunque momento, sapevano probabilmente che i conventi, le chiese si erano aperti, lo sapevano, però anche loro avevano il problema di non fare dei gesti estremi. Quindi era una situazione, come si dice, un equilibrio del terrore, nel quale l'unica luce, come appunto come dice Giovanni, l'unica luce era la carità, cioè la possibilità da parte delle suore in modo autonomo. E questo a me mi ha molto colpito, perché in questo, come dire, c'è una somiglianza tra ieri e oggi, no? Tra il mondo delle suore di ieri e il mondo delle suore di oggi, perché quello che colpisce in questo libro, cioè nel senso della ricerca che ho fatto, era questa capacità di vivere autonomamente.
ed è quello che dà fastidio a Remo, al sacrestano, che ti ringrazio di averlo citato, perché Remo secondo me è una figura che a me è costata molta fatica, perché io non volevo fare un demone, non volevo fare un essere demoniaco. Remo è ciò che rappresenta, ciò che c'è dentro di noi, eh? Tutti noi abbiamo una parte di biancheria, una parte di... Lui era un uomo frustrato perché era un fascista che non aveva potuto andare a guerra perché aveva una zoppia e eccetera eccetera, però era un uomo, quindi pensava di poter comandare su delle donne e invece le suore erano autonome, e quindi è una persona frustrata che cercava, prima nel fascismo e poi nei tedeschi, un ordine che gli avrebbe dato un ruolo. Ma non è un demone, non è cattivo, è veramente la, come dire, il pressappochismo, la vigliaccheria che c'è in ciascuno di noi. Io in questo ho cercato di essere molto, non so, non benevola, ma realista, perché è facile dire quello è cattivo, no? E poi ci scarichiamo tutti la coscienza perché c'è il cattivo. Ma invece no, Remo secondo me è una figura che ci deve fare molto, molto riflettere, anche rispetto alle vicende di oggi, spesso. Vorrei riprendere questa faccenda di Remo, perché effettivamente risulta, per quanto l'autrice abbia cercato di tenerlo sotto traccia e di non farne un demone, però è un personaggio... che addirittura tradisce a un certo punto, cioè in qualche modo le denuncia, e è molto bello però che c'è tutta questa frustrazione, quindi c'è un tentativo di capire che è una persona debole, fragile, con dei pregiudizi, è un cattolico o apparentemente si ritiene tale, come abbiamo molti cattolici che ha un comportamento decisamente non evangelico, dovuto sia al suo retaggio un po' maschilista, forse a qualche ignoranza e frustrazione, ma alla fine quando la superiore della casa si accorge, perché gli parla e capisce che lui gli ha tradite, lei in qualche modo non infierisce, è come se in qualche modo lo accogliesse in una misericordia più grande, cioè ha capito, non è che lo abbraccia, dice ti bacio, perché comunque sei un bravo ragazzo, però non infierisce su di lui. Gli augura la pace. Esatto, gli augura la pace avendo intuito quello che lui ha fatto, ma non svergognandolo pubblicamente. E anche questo è molto bello. Aggiungerei, per fare una domanda ancora, è bello nel romanzo, questo ogni tanto, avere il punto di vista intimo dei due diari, un diario molto diverso per scrittura e per livello di penetrazione della Madre Ignazia e della novizia, che comunque mostra un buon cuore e una grande tenerezza, ma è bello anche vedere appunto il punto di vista di Remo, che più volte viene narrato nella sua quasi nudità di uomo cattolico, sacrista, che ha le sue idee su cosa deve essere una religione, che non corrisponde per niente ad una vera appartenenza al cristianesimo, nel senso dei valori evangelici, ecco. E questa cosa, siccome non è così lontana nel tempo, questo mi ha fatto molto riflettere, perché il mondo cattolico, sappiamo, è molto vario, ha molti modi di intendere i valori, ciò che è prioritario, ciò che è secondario, e rischia a volte invece di parlarsi, di cercare di confrontarsi in una grande carità, che è rispetto di questi diversi, rischia invece di contrapporsi e trovare un po' di nemici. Lui in fondo trova nelle suore, che non può dominare, dei nemici. Ma anche il parroco, che è una figura invece molto rispettosa, che tutte le volte dice fate bene così, ho sentito che il Papa ha detto, magari oltre quello che lui sa veramente, che fate bene ad andare avanti, cerca di dargli un po' di tranquillità in quello che fanno, perché effettivamente il peso che portano è molto grande. Ma ha colpito, forse molto marginale, la vicenda di una suora, deve essere una suora della carità di San Vincenzo, perché tiene un ospedale, e una grossa personalità, si chiama Letizia, che domina l'ospedale e fa del gran bene, quella persona pratica. Poi noi qui siamo a Brescia, conosciamo questo tipo di capacità.
E qui lei pone la questione della violenza, dell'uso della violenza. Lei sta aiutando anche dei partigiani che nel sotterraneo portano delle armi. Lei stessa è un po' in conflitto con questa cosa, dice basta che quando venite su vi lavate le mani e non portate armi. Ma più volte lei dice, quando va a trovare Ignazia, le dice sì, ma non si può solamente pregare e accogliere, qualche cosa d'altro anche bisogna fare. E si vede un po' la tensione che abbiamo visto anche in alcuni partigiani. Io devo qui testimoniare mio padre, è stato una fiamma verde, quindi ho una venerazione per questo tipo di storia nell'Alta Valcompia. Cioè, questo dramma che qualche cattolico ha vissuto nel dover usare le armi o comunque tollerare in quel momento lì. Ed è stato difficile, e forse in Letizia questa questione emerge, come quando il ragazzo più giovane scappa perché dice non posso stare qui a farmi proteggere, io devo fare qualche cosa. Questo è un dramma che per tanti motivi stiamo vivendo anche adesso in altre circostanze, in questa situazione internazionale. E direi, visto che la sua intenzione era di rievocare il mondo delle suore, io trovo che il tema del discernimento, loro decidono sempre insieme. Questa Ignazia, pur essendo una donna forte e probabilmente molto, dal punto di vista della preparazione, è molto più attrezzata di buona parte della sua comunità, però tutte le cose le decidono insieme. Cerca in qualche modo che siano d'accordo, che tutte dicano di sì, volendo dirlo, sapendo i rischi. Questo mi pare molto bello e ancora presente. E anche il tema della preghiera, che è una costante. Loro pregano, hanno poi questo riferimento alla Vergine, che forse è un po' così nel nostro immaginario, magari non ci funziona del tutto, secondo la nostra attuale modo di pensare, però pregano spesso, e non pregano solo per dire vabbè, speriamo che spassi la cosa, pregano per avere luce, pregano per avere visione, pregano per trovare risorse, non per uscire dalla realtà, ma per trovare il modo di agire la carità in un contesto compromesso come quello in cui vivono. Grazie, no, è proprio così. Ti ringrazio perché hai detto delle cose che io ho scritto forse senza neanche averle pensate molto, però erano dentro di me evidentemente. E la me anche mi ha molto colpito nella, appunto, nella scrittura, che poi era una ricerca anche interiore, e il ruolo della preghiera. Perché anche lì, appunto, io vengo, faccio parte di un mondo laico in cui la preghiera è considerata un atto passivo quasi, no? Mentre invece lì c'è la potenza della preghiera, cioè le suore sono convinte che la preghiera è qualcosa davvero di forte, di potente, che modifica il mondo. E questa è una cosa che mi ha molto colpito, e perché tutte le suore, anche, ti ringrazio anche di aver ricordato Suor Letizia, perché Suor Letizia sta da un'altra parte, sta in un quartiere romano che viene, in cui c'è un rastrellamento, vengono presi 800 uomini e portati in Germania, poi per fortuna quelli quasi tutti tornati, e entra in contatto con un ragazzo che è sfuggito dal convento. Adesso vi racconto soltanto questo della storia perché non voglio raccontare di più, se no poi non lo leggono. E però questo ragazzo è uno dei rastrellati, quindi lei deve andare dall'altro convento a dire questa cosa. E Suor Letizia però è una suora che anche lei è borderline, cioè anche lei sa che ci sono i partigiani a piano terra del Ramazzini, cosa vera peraltro, il Quadraro, cosa vera, tutta cosa vera. Però, come dire, e lei comprende, cioè lei da una parte dice per piacere quando salite a mangiare al primo piano, armi niente, dall'altra parte però dice ma questi ragazzi che devono fare? Noi preghiamo, ma forse a loro la preghiera non basta. Quindi a me è molto interessato la figura di Suor Letizia, perché è una figura aperta al mondo, no? E le suore di via Poggio Moiano accolgono e, come dire, proteggono, aiutano, però all'interno di un loro mondo che temono che venga in qualche modo
compromesso da qualunque modo. Invece Suor Letizia in questo mondo ci sta e lei ogni giorno deve discernere tra quello che è giusto e quello che non è giusto. Allora aiuta i partigiani, ma non apprezza questa, la violenza che comunque c'era. E che a me è piaciuto anche mettere nel capitolo in cui parlo di Via Rasella, perché Via Rasella è in contrasto con questa cosa serena. Tu dirai, ma che rapporto c'è tra un compleanno che effettivamente c'è stato, perché io ho conosciuto l'uomo, Lele, che aveva, a cui le suore hanno festeggiato il compleanno, perché era uno degli ebrei rifugiati, però contemporaneamente fuori esplodevano le bombe e quindi le suore di Via Poggio Mogliano riescono a tenere insieme una comunità dei protetti, eccetera, eccetera. La suor Letizia invece deve andare, deve stare nel mondo, diciamo così, anche della violenza, e deve dare un giudizio su di. E lei fa la cosa migliore, cioè protegge questo ragazzo finché può e lo aiuta, però poi quando va via e quando lo prendono l'accetta. Quindi questa è un'altra figura di suora che in effetti io spesso dimentico nelle presentazioni, perché parlo molto di Poggio Mogliano e non parlo di Suor Letizia, che invece secondo me è una figura importante, perché molte suore si sono trovate in queste condizioni, ma più al nord del paese che a Roma. A Roma era tutta un'altra cosa. A Roma era una città, non era Torino, non era Brescia, era una città nella quale le cose erano molto, secondo me, persino più complicate. Le suore, appunto le protagoniste di questo libro, sono molto connotate psicologicamente, ognuna ha una propria identità, un modo di esprimersi. Suor Ignazia ovviamente è la colonna portante del convento, Suor Lina la novizia che scopre anche quasi questo suo senso materno nei confronti di questo bambino, nei confronti di Lele, col quale si rapporta per la prima volta e si pone anche proprio delle domande molto intime e molto personali. E addirittura, secondo me, ne emerge quasi una caratterizzazione fisica delle immagini, fortemente, da come le descrivi psicologicamente nell'immaginario te le figuri, anche Suor Letizia, ma sono figurata come una donna molto forte, molto forte, combattente, anche lei. E come tua stessa missione, il mondo delle suore ti era abbastanza sconosciuto, era distante, e nell'avvicinarti a questo mondo hai scoperto anche un mondo fatto di imprenditorialità, di passioni, di studi, di ricerche. Sono numerosissime oggi le suore che si occupano di economia, di tutti gli studi possibili, che danno un fortissimo contributo anche alla ricerca e oltre che alle missioni ovviamente che ci sono in tutto il mondo. E mi chiedevo, secondo te la scelta di prendere il velo e di devozione, di vivere in convento, è in antitesi con l'identità femminista o invece è qualcosa che si può conciliare? Ah, che bella domanda. Allora, partiamo dalla confessione che avevo quintalate di pregiudizi, ma poi sai, i pregiudizi nascono dai libri che leggi, quindi per me la suora era Suor Gertrude di Manzoni, quindi la costrizione, no? Cioè la costrizione, oppure la Suor Giovanna della Croce di Matilde Serao, cioè la povertà, la modestia che viene proprio sconfitta dallo stato laico e quindi non, praticamente non c'è, oppure non so, il religioso di Diderot, no? Il mondo corrotto delle suore, cioè c'era tutto un mondo, Verga, Storia della Capinera, anche lei, cioè c'era tutto un mondo delle suore che io avevo costruito su stereotipi che il mondo mi porgeva, cioè le serie televisive, i film, i libri, la letteratura, le barzellette, quindi mi ero costruito questo mondo, che credo che sia una costruzione molto comune. Poi, appunto, conoscendo il mondo delle suore nel passato attraverso il libro, nel presente attraverso il lavoro giornalistico, mi sono accorta di moltissime cose che hanno
come dire, distrutto beneficamente i miei pregiudizi. Intanto mi ha molto colpito il rapporto con il lavoro, che è un rapporto molto moderno secondo me, perché le suore, contrariamente ai sacerdoti, non hanno uno stipendio, quindi devono per mangiare lavorare. Già questo le accomuna i comuni mortali, perché non hanno, non devono amministrare, non vengono pagate per amministrare il sacco, ecco, diciamo, quindi devono lavorare. E il lavoro se lo devono creare, anche questo è molto moderno. Non sono delle dipendenti, magari misere, ma dipendenti, quindi si devono creare il lavoro. Lo devono inventare, e il lavoro può essere di qualunque tipo. Tu hai citato le manager, però sono ancora le suore che fanno, lavorano con i prodotti dell'orto, ci sono le insegnanti, ci sono le infermiere, c'è tutto un mondo. L'ingegnere, io ho conosciuto una giovane suora ingegnera fantastica, però ecco, quindi loro, e poi però di questo lavoro lo mettono in comunità. Altra cosa moderna e che io non immaginavo che ci fosse. Poi tu mi hai fatto una domanda alla quale io in realtà ho riflettuto. Le suore, la diciamo in modo un po' più soft, possono rientrare con il loro comportamento in quel movimento di rinnovamento, nuova idea del mondo che è stato il movimento delle donne, il movimento femminista? Allora, io ci ho pensato. Intanto, una suora fa una scelta libera. Cioè, io non so perché tu sei diventata suora, ma non so la tua famiglia come ha reagito. Tutte quelle con le quali io ho parlato, in genere l'hanno fatto contro il volere della famiglia. Perché, diciamoci la verità, se oggi dice a un padre o una madre sono omosessuale, la cosa perché non porta più niente a nessuno. Se dici voglio fare la suora, succede un patatrac. Quindi è chiaro che c'è una scelta di libertà, assolutamente una scelta di libertà. Poi c'è una scelta di autonomia del lavoro, perché appunto, come ho detto, le suore si creano il lavoro e quindi siamo già a libertà e autonomia, due cose molto importanti. La vita in comunità. Beh, io ho dovuto diventare femminista per scoprire che c'è uno sguardo femminile da, come dire, incoraggiare. Le suore, diciamo così, stanno in convento insieme, non è neanche un particolare merito, diciamo, però lo sguardo femminile comune di fatto se lo costruiscono. Per le suore, per dirle con la parola di Papa Francesco, questo fatto che hanno le donne di mettere in collegamento il cervello, il cuore e le mani è una cosa, come dire, normale, automatica, non possono fare diversamente perché altrimenti non vivono. Quindi mettendo insieme libertà, autonomia, capacità di creare lavoro, capacità di avere rapporto con gli altri, però attraverso i propri occhi, non attraverso gli occhi del mondo, che sono, insomma, in genere patriarcali, perché questo è il potere patriarcale, quindi è così. Ecco, secondo me le inserisce perfettamente in una corrente di questo tipo, che tra l'altro molte di queste sorelle con cui ho parlato non rinnegano assolutamente, anzi la esaltano, è una delle cose che loro esaltano di più. A me mi ha molto colpito il fatto che l'Unione delle Suore delle Superiori Generali ho fatto un salto quando l'ho vista, una sorta di campagna video per la leadership. La leadership delle suore. Adesso io l'ho guardato e ho detto, ma che sarà mai? Poi invece viene fuori anche lì una cosa molto importante, uno sguardo diverso nel mondo. In fondo le suore sono quelle che in paesi lontani, poveri, emarginati, ci sono, e quindi sono quelle che meglio possono rappresentare i problemi dei poveri del mondo, degli emarginati del mondo, ma non in Vaticano. Ma a Davos, cioè di dove si decidono le sorti economiche, e qui possono vantare e chiedere e, come dire, cercare di ottenere, rivendicare una loro leadership. E beh, questo che cos'è?
Cioè, che cos'è? Mentre pensiamo queste cose, autonomia, libertà, rapporto con il lavoro, laboriosità, sguardo femminile, ricerca della leadership, voglio dire, ci sono tutti gli ingredienti per fare il cocktail, no? Mi pare. Se posso, prego. No, se posso mi collego proprio a una domanda in merito a sempre questa questione. Oggi le suore nel mondo sono circa 700.000, sono due terzi della Chiesa Cattolica. E volevo proprio chiederti, da giornalista laica, secondo te nel futuro che tipo di posizione può avere la suora all'interno proprio della gerarchia ecclesiastica? E, vediamo un futuro nella Chiesa con una posizione anche magari più di potere nella scala gerarchica o cosa? Rispondo io a lei. Non mi sto ritirando. Io sul tema delle donne del potere, cioè, non ti interrompo, sì. No, hai già subito conosciuto. No, penso che potremmo fare qualcosa di più nei termini proprio di smontare questa cosa del potere. Per me sarebbe molto. Non so se molto femminile, uscire da questa questione per cui il potere è qualcosa che qualcuno ha e che esercita. Tutti noi abbiamo un potere, queste donne avevano un grande potere nel fare quello che hanno fatto. Il potere è la capacità di dare vita, di generare, di creare qualche cosa che sembra minore ma che sta portando avanti la storia. Per cui a me non appassiona moltissimo la ricerca di un potere dentro la Chiesa o così, ma no, se c'è va bene, ma non vorrei che riproducessimo forme di potere che ritengo maschile, forse erroneamente, che non tiene conto invece del generare vita, del non voler esibire nulla. Questo dal punto di vista nostro. A me poi dispiace però che ci siano i remo di turno, cioè persone che invece diano per scontato che tu, siccome sei una suora, sei ipocretina, e questo mi dà un po' fastidio. Però mi dispiace per chi pensa così. Non, mi dispiace come... vabbè, cambierai anche tu. Ecco, abbiamo visto in questo periodo una serie di donne, a parte le donne che stanno andando al potere in Italia, ma abbiamo visto una serie di donne che sono dimesse dal potere, o si stanno dimettendo, sia quella della Nuova Zelanda, adesso viene il nome, però sono già quella della... che vuol dire? È un grande scandalo, no? Vedi le donne che quando hanno un ruolo importante poi non sanno tenerlo, poi devono dimettersi perché... No, cioè, noi non dobbiamo essere attaccati al potere, se no riproduciamo la medesima logica. Se io posso fare una cosa, la so fare, la faccio, non mi interessa quello che mi può garantire in termini di status, mi interessa perché sto generando vita positivamente. Per me questo sarebbe una vera ribaltamento dell'idea di potere. Secondo me la Chiesa Cattolica dovrebbe riflettere di più collettivamente su cosa intendere per potere, perché altrimenti sembra che finalmente una suora è nel dicastero, può avere un significato simbolico, va bene, ma non è quello che fa la differenza, è il motivo per cui tu agisci il potere di cui disponi, la generatività che hai in questo potere. Poi, piuttosto mi dispiace l'atteggiamento maschilista o di disprezzo, di sottile ironia. Ma mi dispiace come di un minus, non come di cosa mi ferisce, perché mi sento ferita da chi ritengo abbia un valore, delle ragioni. Certi comportamenti che sminuiscono la donna, dico cosa vuoi mai che faccia una donna, questo mi sembra ridicolo e neanche dicibile dal punto di vista di chi lo dice, perché c'è una dignità che va oltre il ruolo che ti viene assegnato, a volte costringendoti anche a forme di compromesso che non accetterei, non mi interessa un potere così. Ecco, però lo scinderei di sotto il potere, dal punto di vista delle donne, dal punto di vista di chi glielo nega. Sono due questioni diverse. Allora, io sono molto d'accordo,
Il problema non è il potere, il problema è riuscire a portare la ricchezza che c'è in, adesso lasciamo perdere, in persone che comunque hanno fatto un'esperienza di vita e di fede, nel vostro caso, è differente, come quella femminile, di riuscire a portarla nel, o sia nel, nell'istituzione della Chiesa o nella società. Adesso io parlo, ovviamente non posso parlare a nome della Chiesa, ma nella società. Questo è il problema, e quello che offende non è il fatto di non avere il potere, ma il fatto che questo non venga riconosciuto come valore. E il valore di cui invece si avrebbe estremamente bisogno, perché appunto io non parlo della Chiesa, ma il mondo laico va a rotoli adesso, no? E avrebbe bisogno della generatività, della capacità, come dire, che non perché siamo fatti fisicamente diversi, non per questioni biologiche, ma che l'esperienza e la cultura che abbiamo e che in qualche modo si ripercorre, si ripercuote, ci dà. E che oggi, secondo me, e questa è la questione del potere, è molto più necessaria di quanto non lo fosse alcuni anni fa. No, perché questo mondo, diciamo così, maschile sta andando a rotoli, vuol dire, noi stiamo per andare incontro alla terza guerra mondiale, e questo, a questa ondata sicuramente non farebbe male un po' di, come dire, diciamo, molte donne questo vogliono la guerra, no, ma infatti il problema non è essere donna, nel senso di avere un apparato genitale femminile, certo. Il problema è culturale. Io infatti penso che il problema del potere, quando le donne vanno al potere, Dio mio, cioè non è che Indira Gandhi, la Thatcher non era questo il problema. Il problema è che a me, ecco, quello che invece mi fa rabbia è che questa cosa non venga riconosciuta. Allora, e mi piace invece, mi fa piacere, quando e nel mondo laico abbiamo il capo del governo e il capo dell'opposizione donne, e nel mondo della Chiesa ci sono degli spostamenti di potere che indicano non che le donne hanno potere, ma che qualcuno ha capito che le donne hanno alcune capacità derivanti dalla loro cultura, dal loro ruolo materno, forse anche nel caso delle suore, dalla loro immaginazione, da una serie di cose, tante cose, che possono essere utilizzate positivamente. Quindi per questo io, quando nella Chiesa, questo posso parlare anche se non sono una cattolica, quando nella Chiesa vedo suore che vengono spostate a posti di rilievo, non penso che bello c'hanno il potere, penso qualcuno ha capito di aver bisogno di quella cosa lì, e questo che mi fa piacere. Così come quando vedo la donna capo dell'opposizione, la donna capo del governo lì, io dico che bello, mia nipote che ha 11 anni saprà nel suo immaginario che la politica può essere diretta da donne. Io questo immaginario non ce l'ho avuto, Sorniana, non ce l'ho avuto, perché io vedevo gli uomini e poi ho dovuto fare una vita, diciamo, di lotta interiore e anche esteriore per riuscire a costruire me stessa. Io credo che queste due donne invece, senza saperlo, forse non lo sanno, non ne frega niente, loro non lo sanno, però mia nipote dirà: il potere può essere anche mio, e quindi nel suo lavoro e nel suo rapporto con il mondo questa cosa la farà più forte. E penso che sia la stessa cosa in qualche modo della Chiesa, cioè sapere che ci sono delle donne che hanno un potere, cioè che possono, che sono nel governatorato, tanto per dire, eccetera eccetera, significa che qualcosa si sta muovendo nel riconoscimento di quei valori lì, e questo secondo me è importante, non il fatto di poter comandare. Grazie. Ringraziamo Rita Armeni per aver condiviso questa serata e Liano Zanoletti.
e vi diamo l'appuntamento al prossimo evento del 29 aprile con l'autore Alessandro Milan sul libro appena pubblicato da Mondadori in merito proprio alla liberazione e alla resistenza nella città di Milano. E vi ringrazio per aver partecipato a questa iniziativa cattolico-democratica di cultura in collaborazione con Suor Paolina, Fiamme Verdi e Acri Provinciali di Brescia. Grazie. Anch'io mi permetto di ringraziare anche Valentina Greda che ha condotto la serata, quindi grazie. Vi ricordo che l'autrice Ritana Armenti si è resa disponibile per il firmacopie, quindi approfittatene. E anch'io do due appuntamenti settimana prossima per continuare a parlare di parole positive. Abbiamo parlato stasera di carità, parleremo di pace settimana prossima con la presentazione del libro Visioni di Pace, il 29, e il 30 parleremo di sinodalità qui in libreria, ma trovate anche il volantino. Grazie a tutti e grazie soprattutto a Ritana Armenti, madre Diana. Grazie. Yeah.